un mondiale è tanta roba. Due, secondo me, ti mette letteralmente nella leggenda italiana di questa specialità, Filippo. Tanto ti vedo bello stanco. Oh, è stata una bella tirata. Sono via da casa ormai da 2 settimane, però ne vale la pena. E ci sono stati comunque anche momenti difficili su, perché di gambe ogni tanto non ci arrivi, ovunque devi arrivarci con la testa, quindi sei più logorato di testa. Però dai, portiamo a casa questa bella soddisfazione, adesso vediamo di portare a casa per i prossimi appuntamenti i risultati importanti anche su strada. Dai, non stressiamo l'animo. Eccola qua. Condanna a 2 anni e 2 mesi per lesioni nei confronti del figlio di 3 anni, maltrattamenti nei confronti della ex compagna e resistenza a pubblico ufficiale. È arrivata questa mattina al termine del processo con rito abbreviato la sentenza del GUP Elena Ceriotti nei confronti del 34enne che lo scorso 18 luglio era stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile mentre picchiava in strada intra in piena notte il figlio di appena 3 anni. La pena decisa dal giudice corrisponde alla richiesta del PM Gianluca Periani. L'uomo, che appariva in stato di alterazione, aveva poi resistito all'arresto. Il bambino era stato visitato in ospedale dove gli erano state riscontrate lesioni, fortunatamente non gravi. Nelle ore successive al fatto era emerso che la ex compagna, madre del piccolo, l'aveva già denunciato in precedenza per maltrattamenti. Dovrà anche risarcire la ex compagna, che si è costituita parte civile. Il giudice ha stabilito una provvisionale di 5.000 euro, mentre il resto sarà da definire in sede civile. Dopo un periodo di carcere all'uomo erano stati concessi domiciliari. Sequestrati dai militari del nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Torino e restituiti alla collettività la tomba di Claro Fuenno e il suo corredo funerario composto da circa 25 manufatti scoperti fortuitamente e recuperati nel 1971 durante la realizzazione di un pozzo a Domodossola. Di quel rinvenimento si era persa da allora ogni traccia. Il 14 dicembre 2017 i militari specialisti, dopo un'accurata ricostruzione storica sulla base dei pochi articoli di giornale di quell'epoca, sono riusciti a individuare l'attuale possessore a sequestrare i reperti. L'intero corredo, di cui è stato effettuato un accurato esame da parte dei funzionari della sovrintendenza archeologica, è apparso subito di straordinaria importanza storica, sia per l'omogeneità del contesto funerario, il solo rinvenimento certo di età romana della città di Domodossola, sia per la presenza di un rarissimo per il territorio piemontese piattello in vetro a mosaico decorato a nastri. Si tratta del primo esemplare rinvenuto nell'ambito di un contesto chiuso di cui siano conosciute le caratteristiche generali, malgrado non sia stato effettuato un corretto scavo stratigrafico. Un valore di oltre 100.000 euro, secondo una stima provvisoria degli archeologi. L'autorità giudiziaria di Verbania, al termine del procedimento penale, ha disposto la confisca di tutti gli oggetti e la restituzione per lo Stato italiano alla sovrintendenza di Novara, che potrà studiarlo nel dettaglio, restaurarlo e finalmente esporlo al pubblico. Inoltre, nella conferenza di presentazione dell'operazione tenuta oggi alla biblioteca dell'Archivio Storico di Stato di Novara, i carabinieri hanno annunciato il ritrovamento in un garage di Verbania di 70 pezzi, quasi tutti in ceramica, risalenti alla cultura etrusca, quindi databili tra il VI e il V secolo a.C., reperti dall'alto valore storico e valutabili in circa 30.000 euro. Il garage era affittato a un uomo di origini pugliesi che, dopo non aver pagato per mesi, ha fatto perdere le proprie tracce. Fatta l'ingiunzione, quando il proprietario del box è tornato in possesso del locale, ha scoperto quanto c'era custodito. Siamo fuori dalla sede della Lega Nord di Verbania, non perché faccia caldo, ma perché non fate più parte di questa sezione. Ma ci hanno tolto le chiavi, non possiamo entrare, perché io posso anche capire, perché io e altri 5 segretari del VCO su 7 diamo le dimissioni perché non abbiamo condiviso la candidatura nello specifico di Montani, ma anche di Elena, forse io ancora di più della Elena Gandolfi. Perché le sezioni sono state contattate, abbiamo fornito al nazionale 12 nomi, così come ci è stato chiesto. Io personalmente ho parlato con Salvini, mi prendo tutte le colpe e le responsabilità, ho parlato con Salvini, al quale ho detto, giravoce a novembre, giravoce che verrà candidato Montani, siccome io sono segretario di questa sezione,
se candidi Montani, che non ha una buona reputazione in questo momento sul territorio, per fatti che buona parte dei verbanesi conoscono, non venire poi a rimproverarmi che il mio risultato, qualora si debbano esprimere delle preferenze, è stato scarso, perché te lo dico prima che non è ben accetto. Infatti, io non ho il potere di individuare i candidati. Io vengo dall'era Bossi. Bossi ci diceva quello lì, punto. Non ho mai messo il naso su questo e l'abbiamo sempre accettato. La cosa che mi ha offeso personalmente è il fatto che noi abbiamo espresso i nomi. Queste 12 persone sono andate a Torino, sono venute a casa alle 4 di mattina, hanno accettato le candidature e queste candidature sono state buttate tutte nel cestino. Due ore prima sono stati fatti due nomi diversi che nessuna di queste sezioni aveva fatto, salvo la sezione di Domodossola dove c'è Montani. Io che mi sono opposto ho evidentemente perso, sono stato sfiduciato, sono stato prevaricato, la conseguenza normale è che io vada a casa. Io non ho voluto Montani candidato alle politiche, è stato, ha vinto lo stesso, quindi ha ragione lui e il suo partito, io ho torto e vado a casa. La Lega c'ha uno statuto e bisognava avere per partecipare alle votazioni 5 anni di militanza, cosa che qualcuno che è stata messa nel non le aveva. Per cui lo statuto non capisco perché... Anche essere tesserati magari. Sì, anche tesserati, però nello statuto non si capisce perché statuto viene messo quando vogliono e quando no statuto via. Non. Il mio rammarico è stato quello dove non è stata rispettata la democrazia di un congresso che ci ha portato allo stato attuale. 25 anni fa ne assistevamo 27. Oggi il numero è nettamente salito e siamo 405 minori. Chi parla è Mauro Ferrari, direttore del CISOSSOLA, che nei giorni scorsi ha presentato i numeri del Consorzio Servizi Sociali, dando trasparenza a quanto l'ente fa, ente che oggi copre 33 comuni ossolani. I dati sono eloquenti e toccano tutti i comuni della valle. Il servizio per i minori ha oggi in carico oltre 400 ragazzi che vivono situazioni di disagio. Di questi, 278 sono seguiti anche dall'autorità giudiziaria perché hanno situazioni difficili, anche legate alla piccola criminalità. Il CIS ha poi 36 minori in affido e 33 in comunità, senza contare l'affido preadottivo che tocca 11 persone, mentre per altre 4 sono state istruite le pratiche per l'adozione. La situazione difficile conferma come l'ossola non sia immune dai problemi giovanili. I minori assistiti sono in tutti i comuni della valle, ma per lo più concentrati nei centri maggiori, 88 a Domodossola, 77 a Villa d'Ossola, 22 a Crevola d'Ossola. Questi dati sono stati forniti in occasione della giornata della trasparenza, giornata che viene fatta anche in altri enti locali, come il CIS Verbano, che da 6 anni la organizza dopo aver svolto la valutazione di tutte le performance del personale e approvato il conto consuntivo. Un appuntamento che nel Verbano cade in genere nel mese di maggio. Ed è un momento aperto alla popolazione, ci spiega Chiara Fornara, direttrice del CIS, al quale in genere partecipano dalle 70 alle 100 persone. Il sindaco di Domodossola chiede al CIS e al prefetto di chiudere il centro di accoglienza al numero 4 di via Giovanni XXIII. Si tratta di un appartamento di 55 metri quadri che doveva accogliere 6 profughi, ospiti che secondo alcuni inquilini sarebbero poi saliti a 10, anche se ora sembra che 4 siano già stati mandati altrove. Il sindaco Pizzi sostiene che la situazione è inaccettabile. Dice Lucio Pizzi, ho una lettera di protesta che lamenta notevole disturbo della quiete condominiale, rumori, odori, sporcizie assolutamente al di fuori delle regole di convivenza civile. E soprattutto c'è un continuo via vai di sconosciuti e dei volti sempre nuovi, fatto che sta creando preoccupazione in particolare nelle ore serali e notturne e provoca giustamente un notevole senso di insicurezza. Il sindaco ha quindi invitato il Consorzio Servizi Sociali a chiudere, entro la fine dell'anno, l'appartamento che prima ospitava migranti del sud-est asiatico e ora stranieri provenienti dall'Africa. Dal suo insediamento Lucio Pizzi ha già fatto chiudere i centri di accoglienza di Piazza Matteotti e di Via Mendola nell'ottica di una diminuzione di migranti ospitanti città.
È rimasta invece nel vuoto la sua richiesta di far rientrare tutti i profughi nei loro alloggi entro le ore 20 di sera, richiesta alla quale il rappresentante del governo sul territorio non gli avrebbe mai risposto. In tutti e 17 comuni dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola è attivo un nuovo servizio di allerta, ma anche per comunicazioni di servizio. Che cos'è e come funziona? Dunque, è un sistema molto importante che nasce per volontà dell'Unione, credo sia il primo servizio di questo tipo per quanto riguarda la nostra provincia. È un servizio di allertamento alla popolazione, sostanzialmente di allertamento telefonico. Quindi le persone in casi di emergenza riceveranno da ciascuno dei 17 comuni, quindi saranno autonomi nell'attivarlo, un messaggio telefonico che li avvisa di qual è l'emergenza. Sarà la voce del sindaco, sarà la voce di un addetto di protezione civile, ma in questo modo tutti riceveranno questo messaggio. Quello che è importante segnalare è che ad oggi sono stati acquisiti tutti i numeri delle utenze fisse, mentre le utenze dei telefoni mobili dovranno essere attivate direttamente dai cittadini. Quindi questo è il mio appello sostanzialmente: i cittadini dei comuni, dei 17 comuni dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, devono attivare questo servizio andando sul sito internet del loro comune. Allora, si diceva allerta quindi in caso per esempio di esondazioni, frane eccetera, ma anche comunicazioni più speech, per esempio novità sullo scuolabus e anche per gruppi di interesse. Corretto, questo è un sistema che ha queste possibilità. L'Unione ha già acquisito i numeri di cellulare di tutti i genitori delle scuole che sono presenti sul nostro territorio e quindi potranno essere mandati messaggi mirati, quindi la mancanza dello scuolabus quel giorno piuttosto che la mensa, come parimenti indicando nella scheda che deve essere compilata dalle persone appunto con le utenze cellulari, indicando appunto il luogo in cui sono residenti, sarà possibile mirare il messaggio, quindi avvisare soltanto per esempio una via del fatto che in quella via mancherà la luce nelle prossime ore o che sarà ripresa l'erogazione del gas piuttosto che problemi con i rifiuti. Quindi è un servizio modulare e riteniamo molto funzionante, in quanto già ormai sono 10 anni che funziona in altre parti d'Italia. Un altro braccio di ferro tra la Valle Antigori e Formazza è la regione Piemonte. Pochi mesi fa i comuni di Premia e Formazza avevano fatto ricorso al Tribunale amministrativo contro l'appesantimento dei vincoli delle zone protette, vincoli che penalizzano chi vive in montagna. Il ricorso è ancora aperto. Adesso è l'Unione Montana Alta Ossola a contestare al TAR le valutazioni sulle piazzole di decollo e atterraggio delle rischi. L'Unione ritiene l'istruttoria regionale non condivisibile. C'è infatti differenza tra le aree approvate dall'Unione e quelle autorizzate dal competente settore regionale, settore che in Ossola alcuni amministratori vedono ormai come il fumo negli occhi. Il ricorso al TAR chiede l'annullamento della determina regionale sulle piazzole. Questi provvedimenti ci sembrano troppo restrittivi, dice Bruna Papa, sindaco di Formazza. Sotto accusa ci sono i monitoraggi che portano la regione a ridurre i voli, ma le critiche riguardano anche la frequenza annuale dei monitoraggi della fauna. Alcuni operatori fanno notare che fare meno voli è antieconomico e soprattutto che la fauna non può cambiare di anno in anno. Con i monitoraggi annuali, come fanno gli uffici tecnici a fare gli appalti quinquennali sapendo che l'anno dopo la situazione potrebbe cambiare? La soluzione, dicono in valle, sarebbe un'autorizzazione almeno quinquennale, senza trovarsi ogni anno con dei monitoraggi che modificano e quindi bloccano parte dell'attività prevista. Chiusa la circolazione dalla mattinata di oggi, via Erbera Bagnella. Ieri sera intorno alle 23 un pick-up si è cappottato in via Comori nei pressi del canile, illeso il conducente, il mezzo ha urtato il muretto ed alcuni sassi sono caduti sotto appunto in via Erbera. Muretto pericolante e pericoloso, da qui la decisione di chiudere la via al traffico, con qualche disagio inevitabile visto che la strada è molto trafficata. Da lì infatti transitano i genitori per portare i figli alle vicine elementari ed anche i mezzi pesanti che devono raggiungere la zona industriale. Solo dopo le apposite verifiche tecniche la strada verrà riaperta, spiegano da Palazzo di Città.
Intanto l'incidente verificatosi ieri in via 4 novembre tra il supermercato Lidl ed il centro per l'impiego ha nuovamente evidenziato la pericolosità di quel tratto di strada. Ieri c'è stato un frontale, mentre nel passato si erano verificati tamponamenti ed investimenti di pedoni sulle strisce. In quel tratto, spiega l'assessore alla viabilità e alla polizia locale Stefano Strada, ci sono già dei dissuasori di velocità. Potremmo pensare di potenziare la segnaletica, ma non è che si possa fare molto. Diverso invece il discorso per quanto riguarda il tratto di strada davanti alla cartiera Favini. Qui le auto, specialmente al mattino presto, tra le 5 e le 7, sfrecciano a velocità assolutamente intollerabili. Ecco perché stiamo valutando sia di posizionare due dissuasori, sia di intensificare la presenza di agenti di polizia locale con il telelaser in orari variabili. La sicurezza dei pedoni e degli automobilisti viene prima di tutto e ad estremi mali servono estremi rimedi, conclude Strada. Incendio di cassonetti in piazza Matteotti a Intra l'1.30 di martedì. Sul posto è giunta la polizia chiamata da un passante. L'incendio è divampato di fronte a un bar ed è stato spento dai vigili del fuoco. Subito sono scattate le indagini della Volante per capire se si fosse trattato di un incendio doloso o del semplice gesto di un passante che incautamente aveva gettato un mozzicone acceso. Dai primi riscontri, i sospetti degli uomini del commissario capo Giuliano Ciraldo si sono indirizzati verso un 69enne verbanese, già noto, attualmente in cura al reparto di igiene mentale del Castelli. Alcuni testimoni avevano riferito di averlo sentito mettere sull'avviso il barista del locale sulla possibilità che alcuni cartoni posizionati in prossimità dell'ingresso potessero prendere fuoco. Dopo alcune ore, alle 3.40 circa di notte, è stato il 69enne stesso a chiamare la sala operativa della questura, dicendo di aver appiccato un incendio davanti al locale e chiedeva l'intervento della polizia per rimetterlo in sicurezza. Dato che l'incendio era già stato domato, la Volante è andata a casa dell'uomo, trovandolo in uno stato psichico alterato. Viste le precarie condizioni di lucidità, è stato portato all'ospedale Castelli con l'aiuto dei sanitari del 118. È stato denunciato per incendio doloso. Sull'esempio di Baveno, anche Omegna vuole essere insignita della bandiera lilla, un riconoscimento che viene assegnato ai comuni che adottano e realizzano politiche per rendere le città a misura delle persone diversamente abili, che siano residenti o turisti. Ecco che proprio per questo sta lavorando il gruppo comunale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, formato da Andrea Vigna, Guido Guglielminetti, Cesare Parmigiani, oltre che da ufficio tecnico ed assessorato ai lavori pubblici. Pensiamo, spiega proprio Guido Guglielminetti, ad un opuscolo dépliant che possa indicare strutture ricettive, ristoranti, parcheggi adatti ai portatori di handicap. Vogliamo migliorare la situazione al centro sportivo, dove peraltro è già presente un elevatore. L'obiettivo è rendere la struttura fruibile al 100% dai portatori di handicap. Un'altra precisa nostra richiesta è quella di spostare l'elevatore davanti a salire a 16, che consente l'accesso in barca ai disabili. Arrivare in quel punto però per i disabili è decisamente problematico, direi impossibile. L'assessore competente in materia, Stefano Strada, sottolinea quanto è stato fatto fino ad oggi. La commissione ha lavorato molto ed i frutti si vedono. Basta pensare al nuovo marciapiede di via Mazzini, che è fruibile dalle carrozzine, oppure al progetto di piazza Beltrami, che sarà tutta su un unico livello, senza dunque barriere. Ma molto rimane da fare. I parcheggi riservati ai disabili spesso sono occupati da automobilisti indisciplinati, i marciapiedi in alcuni punti non hanno gli scivoli e noi abbiamo il dovere di tutelare le persone disabili ed i loro accompagnatori. Gli interventi sul lungo lago di Baveno procedono a gonfie vele, le tempistiche sono ad oggi rispettate. Entro aprile il lungo lago sarà completato in prossimità dei dehors degli esercizi commerciali affacciati sulle sponde del Lago Maggiore. Entro maggio invece chiuderà definitivamente il cantiere. L'annuncio arriva dall'assessore ai lavori pubblici Alessandro Monti. Il lavoro ultimato sarà meraviglioso, assicura. La collaborazione insieme ai ristoratori del lungo lago è risultata molto produttiva, un anno di lavoro ben speso per decidere dimensioni, disposizioni e strutture dei nuovi dehors. Inoltre il nuovo lungolago sarà alla portata davvero di tutti, avendo abbattuto completamente qualsiasi barriera architettonica. In attesa del taglio del nastro, l'amministrazione comunale pensa anche alla manutenzione del verde pubblico. Aperte due gare d'appalto, la prima inerente Baveno Centro, Villa Fedora e i lungolaghi di Baveno
Baveno e Feriolo, mentre la seconda riguarda le zone limitrofe, le scuole, i parchi giochi e i parcheggi. Nel primo caso il bando vale per 2 anni, la cifra destinata all'azienda o alla cooperativa che vincerà la gara ammonterà all'incirca a 86.000 euro all'anno. Invece la seconda gara è aperta soltanto alle cooperative e sono 83.000 gli euro annuali a disposizione. Dando in mano la manutenzione ordinaria alle cooperative, vogliamo dare un bel messaggio al mondo del lavoro locale, sottolinea Monti. Il verde è uno degli aspetti attrattivi più importanti per Baveno. Come amministrazione prestiamo grande attenzione, per questo ho voluto istituire una doppia gara, in modo tale che venga curato ogni dettaglio. Ci sono messaggi che entrano nel cuore, quello di Jessica Notaro è sicuramente uno di questi. Quanto è importante portare la tua testimonianza in giro per l'Italia? Credo sia sempre importante portare testimonianze in giro, anche perché, non so, è come se scattasse dentro la mente delle persone che ascoltano, sempre qualche... lampadina, si illumina la lampadina, no? Si accende. Io credo che ognuno di noi abbia bisogno di una parola chiave per poter riflettere, e vedo che questo spesso succede dopo le testimonianze. Mi capita di ricevere dei messaggi sui social dove appunto ognuno poi ha colto quello che gli interessava di più, quello che gli è rimasto di più, e non c'è una legge che vale per tutti, è molto singolare, molto personale. E a te che in questi anni stai girando comunque l'intera penisola, che cosa ti sta portando questa nuova esperienza? Sicuramente quello che mi piace è ascoltare proprio a mia volta testimonianze di altre persone che stanno vivendo un periodo particolare, e mi fanno determinate domande, mi fanno domande molto precise, e in base alle domande che mi fanno questo dà modo anche a me di riflettere poi su tante cose, no? E paragonare quella che è stata la mia storia con tante altre vicende e poi arrivare a capire che c'è un nesso, un filo conduttore che lega tutte queste storie. È impressionante, ma è così. Un consiglio a tutto il mondo femminile? Sicuramente che non bisogna vergognarsi quando succedono certe cose, ma anzi bisogna esternarlo il più possibile, perché non è un problema più personale, ma è un problema della società, succede in continuazione, non è motivo di vergogna, quindi bisogna parlarne il più possibile e lasciarsi aiutare. Come percepisci lo stato della società rispetto a questo problema attualmente? Beh, oddio, diciamo che si stanno facendo molti passi in avanti, forse già un po' tardi perché ci hanno rimesso la vita tante persone, però vediamo adesso di riuscire a fare il meglio possibile. Io sento che anche dopo la mia vicenda si stanno un po' svegliando le istituzioni. Che la scuola abbia problemi finanziari si sa, tutte le scuole, e non fa eccezione naturalmente l'Istituto della Chiesa Spinelli. Beh, ecco allora che nasce un'idea abbastanza singolare, non sappiamo se unica in Italia, ma forse poco ci manca probabilmente, qualcosa di simile forse lo fanno solamente le università. Beh, quello di fare una raccolta di fondi via internet, usiamo un po' questo linguaggio, ma in cosa consiste esattamente, professore? È una raccolta fondi che prevede appunto una raccolta che serve a finanziare la realizzazione di un atelier di moda, perché attualmente il corso produzioni artigianali dispone sì di un laboratorio che però manca di tutti quegli strumenti tecnologici che consentano di essere al passo con i tempi. Allora, siccome le casse statali piangono, abbiamo intrapreso questa campagna di crowdfunding che serve appunto a raccogliere il denaro necessario a questo progetto. Chi partecipa a questo progetto, a questa raccolta di fondi, mettendoci insomma inviando del denaro, che cosa riceve in cambio? Ha delle ricompense, possono essere delle spille, dei portachiavi, degli astucci, delle shopper bag, del foulard, tutto realizzato dalle ragazze, terza e quarta, quinta classe, proprio del corso moda, dove si sono impegnate sia dalla progettazione alla realizzazione del prodotto.
Beh, questo è un modo davvero singolare con cui la scuola si autofinanzia, ma aggiungiamoci anche, si fa conoscere e apprezzare. Sì, sì, in effetti questo è uno dei progetti, ci sono tante scuole che ormai stanno affrontando questo tipo di autofinanziamento ed è un autofinanziamento che fa emergere come si sta chiedendo al territorio un contributo, ma si contribuisce anche al territorio. Dunque, se vogliamo un capo di alta moda esclusivo, possiamo rivolgerci direttamente allora alla scuola. Sicuramente sì, sicuramente sì. Noi abbiamo anche un'idea abbastanza che vorremmo portare avanti poi nel futuro, anche di collegamenti con enti fuori dal territorio. Stiamo già pensando di collegarci con Milano e con Torino per alcuni progetti che abbiamo in mente.